Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina naturalmente non posso che aprire questo nostro video con gli auguri di Pasqua a tutti voi, non solo bambini ma anche ai vostri genitori e alle vostre famiglie da parte di tutto lo staff di Pandora Scuola. Stamattina sono qui per raccontarvi una storia naturalmente di Pasqua. Ma voi avete già scartato il vostro uovo di Pasqua? Immagino che se non l'avete fatto lo farete tra poco. Ma sapete che inizialmente le uova che si scambiavano durante il giorno di Pasqua non erano affatto di cioccolato, ma erano delle uova vere? Eh sì, delle uova proprio di gallina. E fu soltanto nel 1700 il re di Francia Luigi XIV che introdusse l'uso di scambiarsi uova di cioccolato. Chiese infatti al suo cioccolatiere di realizzare delle uova appunto di cioccolato, perché era stufo di regalare a tutti i suoi cortigiani uova, pensate un po', d'oro. Ma le uova di Luigi XIV non erano certo le uova che conosciamo noi oggi, ma erano delle uova piene, interamente piene di cioccolato, quindi anche molto dure e dalla superficie ruvida. Fu solo più tardi che furono fatte vuote al loro interno e ancora più tardi che furono riempite con una sorpresa. Ma sapete questa sorpresa perché si trova all'interno dell'uovo di Pasqua? Beh, c'è una leggenda che ci racconta il perché si trovino delle sorprese al loro interno. Questa leggenda ce la racconta lo scrittore Cesare Righi in una storia che sarà appunto quella che vi racconterò oggi e che è la leggenda della fata pasqualina. Vediamo un po' che cosa dice. Esistono le fate? E come se esistono? Noi esseri umani non le possiamo vedere, ma una volta abitavano il mondo insieme a noi. Poi improvvisamente sono fuggite ed ora abitano nei paesi dei tra. Come? Non sapete che sono i paesi dei tra? Ma sono i paesi dove stanno tutti i tra. Ad esempio, tra il sogno e la realtà abitano le fate della fantasia, tra il dormiveglia le fate del mattino, tra il bene e il male abitano le fate della giustizia e così via. Un tempo le fate abitavano insieme a noi sulla terra e a capo di tutte c'era la regina, Pasqualina si chiamava, la più bella, la più buona e la più dolce fata tra tutte. Era figlia della stella più luminosa e portava amore e pace sulla terra. E con lei il nostro pianeta visse l'epoca più bella di tutti i tempi. Ma, come in tutte le leggende, esiste un ma. La strega dell'invidia viveva di rancore verso le fate, voleva distruggere l'amore, odiava le fate e gli uomini. Un giorno pensò che se fosse riuscita a distruggere le fate, gli uomini avrebbero adorato solo lei. Doveva uccidere la loro regina. Vagò nelle notti senza luna, catturando i peggiori incubi di tutti gli uomini e creò un sogno talmente pauroso che pure lei rischiò di esserne distrutta. Lo racchiuse in un'ampolla e cominciò a cercare Pasqualina e quando l'avesse trovata l'avrebbe obbligata a respirare il contenuto dell'ampolla per ucciderla. Ma le fate vennero a conoscenza del piano della malvagia invidia e avvertirono subito la loro regina. Pasqualina cercò di sfuggirle, ma un giorno si trovò quasi prigioniera. Ma passava di lì una piccola gallinella che, vedendo la disperazione della fata, le disse: Presto, entra nel mio uovo! Subito Pasqualina entrò nell'uovo della buona gallinella e si dissolse. Invidia cercò in tutti i modi di trovare un'apertura in quello strano oggetto che non aveva mai visto. Cercò di romperlo, ma quell'uovo era magico e sarebbe riuscito a romperlo solo colui che era animato da buone intenzioni verso le fate. Poi improvvisamente l'uovo scomparve e nessuno sa dove sia. Le fate, non trovando più la loro regina, decisero di ritirarsi nei paesi dei tra e di non vivere più sulla terra con gli uomini. Fu da quel giorno che tutti noi, una volta all'anno, acquistiamo le uova, che da allora si chiamano di Pasqua, e le rompiamo sperando che dentro ci sia Pasqualina, ma nessuno l'ha ancora trovata. Le fate aspettano solamente che da un giorno all'altro si manifesti la loro regina, ma hanno lasciato dei regali all'interno delle uova proprio per ricordarci che loro ci amano ancora. Un giorno la terra però tornerà ad essere il regno delle fate e noi saremo felici per l'eternità.
Bene, spero che questa leggenda della fata pasqualina in questo giorno di Pasqua vi sia piaciuta. Rinnovo ancora gli auguri di buona Pasqua, di felice Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie, da tutti, tutti noi di Pandora Scuola. Un bacio e ci vediamo alla prossima storia.